nuovo appuntamento con la rubrica A tu per tu, che ci permette di conoscere i giocatori e le giocatrici delle squadre della BSL. Oggi siamo con Carla Talarico, capitana della formazione di Serie B femminile. Allora Carla, iniziamo dalle cose più recenti. C'è stato da poco la 30ª edizione del Trofeo Malaguti e tu sei stata presente a più di una delle gare. Come hai visto questo torneo? Come hai valutato questo torneo? Sì, è un torneo che c'è da tantissimo tempo. A me poi piace guardare molto il basket giovanile. Come al solito sempre ben organizzato, torna di livello molto alto, che è sempre un po' il preambolo delle finali nazionali, quindi anche per le squadre secondo me è un buon punto di incontro a metà stagione per capire dove sono e poi eventualmente rincontrarsi alle finali nazionali. Il livello di quello di quest'anno come ti è sembrato? Mi è sembrato abbastanza alto, anche perché probabilmente c'erano squadre che alla fine dell'anno, appunto, ripeto, saranno alle finali nazionali. Qualche individualità di spicco, ma devo dire che ogni anno è sempre un bel torneo da quel punto di vista lì, dove si vedono tanti buoni giocatori, magari anche che fanno parte delle rappresentative delle nazionali giovanili. Ecco, tu stavi parlando per l'appunto di giovanili. Tu sei partita da Reggio Calabria, poi sei venuta a Cervia, hai vinto anche uno scudetto giovanile. Raccontaci quello che è stato un pochettino il tuo cammino giovanile. Hai giocato anche con Marco Laganà, che ha giocato anche in Serie A. Quindi racconta un po' tutto il tuo cammino nelle giovanili, il tuo arrivo qua a Cervia e poi a Bologna. Ho iniziato a giocare alla Lumaca prestissimo, da piccolissima, appunto il mio compagno di squadra, poi c'è, cioè, grandi sfide, era Marco Laganà, che poi ha fatto carriera, poi poverino è stato sfortunato, ha subito 2 o 3 interventi al ginocchio per la rottura del legamento crociato, però adesso è a Ravenna, ripreso e abbastanza in forma e speriamo bene, speriamo che tenga botta. Io sì, sono partita dalla Lumaca e poi prestissimo, a 15 anni, sono andata a giocare in Libertas, ero in foresteria e facevo under 17, under 19, qualcosina con la prima squadra, poi sono tornata giù e poi c'è stata l'esperienza di Cervia, appunto, che si è conclusa con la vittoria dello scudetto under 19, quindi più o meno è stato la miglior fine possibile del percorso di settore giovanile. E poi sono stata a Ferrara in A3 e dopodiché, per motivi di studio, mi sono trasferita qui a Bologna. Avevo deciso di avere una sede fissa, diciamo, perché comunque studiare a Bologna e viaggiare per andare a Ferrara era diventato molto impegnativo. E è arrivata l'opportunità della BSL, che tra l'altro è nata per caso a stagione iniziata, perché pensavo di smettere di giocare, e alla fine sono qua dopo 4 anni. Bene, e in questa BSL di quest'anno, domani c'è un importante test con Cavezzo, forse per chi leggerà l'intervista, ovviamente per chi ascolterà l'intervista la partita sarà già passata, però c'è questo importante test con Cavezzo. Dove può arrivare secondo te questa squadra? Ma allora, siamo partiti un po' a rilento, nel senso che comunque ci sono stati innesti nuovi, dovevamo capire anche noi un po' chi siamo, anche se il nucleo alla fine è quello storico che ha fatto benissimo lo scorso anno, che si è arrivate fino in semifinale inaspettatamente contro Muggia, che era tra le favoritissime per salire in A2. Quest'anno adesso piano piano abbiamo ingranato, si sono visti gli ultimi risultati, abbiamo fatto anche un buon filotto di vittorie consecutive e domani c'è un bel test contro Cavezzo, che loro sono ancora imbattute, quindi vedremo, sarà un bel banco di prova per capire a che punto siamo arrivati anche noi nel nostro percorso di crescita. E invece passiamo, sempre restando in tema BSL, c'è qualche compagna di squadra con cui hai legato un pochettino di più, visto che è da tempo che tu, come dicevi prima, sei qui? Sì, allora in realtà le ragazze, il nucleo non è quello che c'era il primo anno qui, molte ragazze sono cambiate, però devo dire che questo secondo me, questo è quello dell'anno scorso in realtà, che più o meno è lo stesso gruppo, sono cambiati pochi innesti, penso sia il miglior gruppo in cui abbia giocato, cioè tutte le ragazze sono super, ma non parlo solo dal punto di vista cestistico, perché poi i risultati possono arrivare o meno, parlo proprio a livello umano, che veramente sono tutte delle bravissime ragazze.
E ultimissima cosa, raccontaci un po' la Carla fuori dal campo. È un disastro. No, vabbè, fuori dal campo lavoro, che il lavoro comunque mi prende molto tempo. Poi, cioè, dopo il lavoro insegno anche baby basket, quindi diciamo che le mie giornate sono abbastanza piene. Poi mi piace stare con i miei amici, col fidanzato, niente di particolare. Ho molto molto poco tempo libero, diciamo. Grazie Carla.